e luci gialle che lampeggiano, quindi una decisione presa dai commissari. Le vetture tornano ai loro posti. E attenzione, sta per scattare il via del Gran Premio con la Jordan in pole position. Via, parte bene, c'è una vettura ferma, falsa partenza, attenzione. Di tutela dell'ambiente e del territorio meraviglioso in cui viviamo, le facciamo nelle nostre case. Grazie alla raccolta differenziata, infatti, avviamo al recupero, riciclo e riuso la gran parte dei materiali che finiscono nei nostri mastelli o carrellati. Per farlo correttamente, basta seguire le indicazioni del nostro rifiutologo. Nel raccoglitore per l'organico gettiamo resti di cibo, alimenti e tovaglioli sporchi utilizzando buste compostabili. Anche per la raccolta di bottiglie e lattine di plastica utilizzeremo le buste trasparenti o semitrasparenti. Nel contenitore della carta, oltre ai giornali, riviste e cartoni, gettiamo anche tutti i contenitori di bevande realizzate in Tetra Pak. Nel contenitore verde raccogliamo le bottiglie e i barattoli di vetro, ma non specchi rotti o cristalli che andranno nel secco. Il secco residuo è l'ultima spiaggia dove gettare cose a cui non siamo riusciti a trovare migliore collocazione. Per non sbagliare, consultate il rifiutologo, visitate i canali social di Cogesa o chiedete informazioni all'Ecosportello chiamando il numero verde 800 01 24 90.